pallone che viene conteso. Oddio, Villa Park, senza che peraltro Mantorbuso ne risentisse, uno degli stadi più belli. Che cosa ha appena fatto da lui? Madonna mia, per fortuna ha recuperato Eriksen. Madonna che aveva fatto da lui, che danno aveva creato da lui. Attenzione, Rashford, l'appoggio, Rashford, vabbè, iniziato un grattacielo, porco lui, è enorme, come fa a prenderla lì? Con Lindelof che prova inutilmente a contrastarlo, si va in profondità, eccolo Bailey che prova! E il giamaicano porta avanti Villas dopo 7 minuti. Io non ho le parole. Aveva appena parlato della velocità di questo giocatore. Non ho le parole. Si è fatto trovare pronto. Non ho le parole. Bella appoggio in profondità. Sette poi anche con il sinistro. Un gol di merda! Sul lato opposto è Unai Emery. Comincia davvero bene la sua avventura ai Villans. Ha fatto le prove generali in precedenza. Sette minuti, porco zio, sono bastati sette minuti. Qui bel lavoro di Watkins, sbaglia probabilmente. Sono bastati sette minuti per vedere sta merda in mezzo al campo. Tu c'hai il Chelsea che ha perso con l'Arsenal, c'hai stasera il Liverpool che gioca contro il Tottenham. Cosa fai? Fai una prestazione orribilante. Ma tanto è sempre così lo United negli ultimi anni. Manca di mentalità, questa squadra manca di mentalità. Queste sono partite che tu devi saper giocare, devi saper gestire. Perché gli via l'ansia, dice cazzo questi ha perso, noi se vinciamo possiamo fare quello, possiamo fare quell'altro. E quell'altro il cazzo se non vinci. Buendia, Douglas Luiz. A noi c'è pure da stare attenti, perché a mo questi si attira pure da lontano. Sì, un brasiliano, un argentino. Non c'ho parole, non c'ho proprio più le parole. Non riesco più a specchiarmi su quello che sta succedendo. Anthony è infortunato, Marziale è infortunato. Che cazzo mi manca poi? Bruno è diffidato. Varane è infortunato. Io non lo so, i preparatori atletici di nonna fanno un preparatore. Vabbè, roba, che roba, 2-0. Fischia l'arbitro, parte Digne ed è il raddoppio della Aston Villa. 11 minuti, 2-0 per i Villans. Io non... O è un mago Unai Emery o questa squadra non era evidentemente così scarsa. Si gode il suo trionfo Unai Emery. Partita ancora lunga, ma intanto l'Aston Villa va in fuga, per usare un'espressione ciclistica. Meravigliosa la parabola di Luca Digne. Ma cazzo fai? Ma come cazzo fai? Poco da fare per De Gea. Ma io non ci voglio prendere. Non lo concepisco più. Io queste cose non le concepisco più. Se non le perdono più, non le concepisco più. Sul palo, questo pallone l'avrebbe portato via. Mio parere, questo è lo United che riconosco io. Liverton, questo è lo United che ne pia 7, raga. Stasera ricordatevi che sta partita finisce 5-0. Che per carità, ricordatevelo che ci fa 5 gol sti cristiani. Ma secondo me anche fai gol nel primo non la rimonti. Perché lo United io non ce lo vedo come squadra che rimonta. Al momento non è ancora una squadra con quella mentalità lì. Ci avevi una certa mentalità per rimontarle. Cioè, tu guarda anche la partita, per esempio, quella del Milan, non con lo Spezia. Cioè, voi guardate, corner. Sì, vabbè, uno dice l'ha vinta a culo, ha vinto 2-1, quello che volete, ma per fa quel gol all'ultimo, comunque sia, per crederci fino alla fine, ci vuole una volontà, ci vuole una mentalità soprattutto. Ti toglie il pallone. Che lo United in questo momento non ha. Ma addirittura te dirò anche Elmas, che a me piace tanto. Come giocatore Elmas, invece pure Zielinski. Però tra Zielinski e Elmas preferisco Elmas. Non so perché, non me lo chiedete, ma loro mantenere questo ritmo anche nel secondo tempo. Garnacho.
si va da Casemiro, poi Ronaldo che gira bene, è un giocatore, Ronaldo che se ci si mette, guarda che cross, effettua un cross Van de Beek e poi in qualche modo Ramsey, quindi Shaw, tiro deviato e lo United segna il gol dell'1-2. Il gol verrà probabilmente attribuito a Shaw, ma è stata una deviazione decisiva che ha mandato il povero Martinez ad osservare un pallone che finiva in rete, parla su con la schiena, non che Ten Hag. Fuori Casemiro, Shaw si disinteressa, può arrivare però Casemiro, il cross, Van de Beek schiaccia, vorrebbero un fallo di mano da parte di Digne e quello dello United, Taylor anche stavolta non fa una piega. United che addirittura adesso cerca il 2-2 prima della fine del tempo. Questo Martinez si è proprio spaventato alla Aston Villa. Mi sta laggando l'Xbox con Audi. Casemiro d'esterno dentro, arriva il colpo di testa di Konsa e rimessa laterale. E quindi Minks che va a spazzare per un Villa che appare in difficoltà. Qui sbaglia invece anche Martinez e attenzione perché si è liberato Watkins sulla fascia, può andare ad attaccare Lindelof. Watkins esce la linea di fondo, goal. Mette in mezzo un pallone e arriva il 3-1 per merito di Ramsey. Splendido il contropiede dell'Aston Villa. Da suicidio invece il Manchester United, che ha concesso praticamente il rimorchio non a uno ma a due giocatori liberi, restituisce l'azione, due reti di vantaggio ai Villans. E non ci puoi fare niente, ragazzi. Due reti di vantaggio dei Villans. Non puoi fare niente, è inutile. De Gea. Adesso io butterei dentro attaccanti. Poi Eriksen, e qui ricominciano i colpi di tacco. Ma è lì Ruggero, che doveva fare quel Cristiano? Mi fai ridere, madonna. Dici cose che non c'hanno senso. Un po' con Martinez, ma io parerò. Dici cose che non c'hanno senso. Che come la dava la palla Eriksen lì? E qui Ramsey che gioca fra l'altro con l'incubo della diffida. Guardate qua Ramsey libero per tutta l'azione, incredibile come lo United abbia difeso male su questo contropiede. A me Ruggero mi fa ridere, abbia difeso questo male, ma devi andare in contropiede, che devi fare, devi stare a guardare, ma che discorsi come fa questo? Lo scorso 15 gennaio, quando anche in quella circostanza realizzò un gol e un assist. Si sta rivedendo questa possibile condotta violenta, ma io adesso però non ho capito se di Ronaldo o di Minks. Quiet, un momento. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Deve sentire cosa è accaduto. E credo allora possibile condotta violenta per Ronaldo. No. Alla fine, ma in effetti no. Si era preso per il colpo. Mamma mia, mi ha avviato un colpo. Eriksen dalla bandierina, Martinez, direi che allo United oggi non riescono neanche i calci d'angolo. Malasia, dai però accelera Eriksen. E qui lo United riprende a palleggiare, palla profonda, Martinez è andato a fermare rigore! A mio parere in maniera corretta che Martinez è andato correttamente per la palla. Ma che correttamente, porco Dio, correttamente la palla, ma che significa se me l'ho presa prima io la palla? Respinge Martinez che poi finisce addosso allo svedese. Mio parere qui non c'è nulla. Per me rigore. Se non verificare le condizioni ovviamente di Elanga. Ma per me rigore. Quando mai un portiere salta qui? In azione di velocità. Ma che sto a parlare a fa? Cioè tu vai a prendere la palla, ti ria la palla, la prendi così che la prendi a braccia aperte, come per di quello si è messo a braccia aperte perché dice o passa la palla o non o se passa la palla non passa Elanga. Quello è stato il gesto. Poi dopo se mi pia prima la palla a me non me ne frega un cazzo, perché non è che è andato a piarmi la palla, poi mi ha colpito con la mano, mi è andato ad uno schiaffo e però dando rigore non lo dà. Era una buona palla quella per questo è rigore. Quando mai si è visto un portiere saltare così? Ha intuito il pericolo. Quando mai si è visto un portiere saltare così? Me lo dovete dire. Ed è andato a chiudere sullo svedese, adesso capendoci proprio poco all'inizio. Da Casemiro, porco Dio! Non riuscendo mai a rientrare in partita, opponendo. Io continuo a pensare che Ronaldo non sia più, quasi 38 anni, in grado di giocare
sempre per 90 minuti. Grazie, penso che questa squadra non possa fare a meno di McTominay, e penso anche che allo United bisognerà cominciare a spiegare che la concretezza non è un difetto. Ha il suo Mac, alla fine l'ha schierato l'Aston Villa, il suo Mac invece l'ha tenuto in panchina lo United, parlo di McTominay, non che per carità lo United perde perché non c'è McTominay, ma insomma uno come lui in una partita in cui i Red Devils hanno sempre perso il controllo del centrocampo, a mio parere avrebbe fatto più che comodo. Che agonia, fate finire sta partita. Angolo per l'Aston Villa, interpreta la partita. Ogni volta ogni allenatore se perde una partita è out. Eh sì, è quello. Ogni volta mi dice il cazzo perché ha sprecato l'opportunità, perché il Chelsea ha perso, perché stasera si affronta il Liverpool col Tottenham e hai perso l'opportunità di poterti un po' distanziare da queste squadre. Poi Martinez. Finita. Che si allaccia, ma non c'è più tempo. Finita. Congratulazioni ad Unai Emery anche da parte di Ten Hag, esordisce.